Seat ha presentato la quarta generazione della Leon, una vettura importantissima per il marchio iberico e hanno lanciato ovviamente nuove tecnologie, quindi nuovi contenuti, il telaio, i motori, già li conosciamo in realtà perché li abbiamo visti debuttare sulla Golf 8 e hanno lanciato anche questo nuovo design che riprende un po' quello che abbiamo visto su Seat Tarraco, il sub più grande del marchio spagnolo insomma ci sono un po' di dettagli estetici che chi ci segue su Instagram, anzi se ancora non ci seguite andate a seguirci proprio sulla pagina Instagram DriveKItalia in modo tale che potete vedere un po' tutto quello che pubblichiamo spesso anche in anteprima rispetto proprio al nostro canale YouTube quindi hanno lanciato questo nuovo design che ha fatto anche già un po' discutere molti appassionati proprio perché c'è un po' di somiglianza tra questa Leon e altre auto di pari categoria ma non voglio andare ad infilarmi in questo discorso facendo dei paragoni anche perché so che già tanti di voi qua sotto in questo momento stanno commentando dicendo assomiglia a quella, assomiglia a quell'altra quindi sicuramente ce ne sarà da discutere ampiamente su questo tema ma vorrei parlare principalmente di contenuti, quindi iniziamo subito questo nuovo video sulla Seat Leon 2020 che si preannuncia, diciamo, un bel bocconcino per chi vuole una macchina magari compatta ma spaziosa da usare tutti i giorni, perché no anche in versione station wagon. E non a caso ho citato la praticità perché in effetti, soprattutto la versione ST, quindi Sports Tourer, quindi la station wagon di uh, Seat è migliorata tanto per lo spazio interno non soltanto per i passeggeri posteriori che adesso hanno anche a disposizione volendo addirittura la climatizzazione regolabile al posteriore come zona di comfort eh, distaccata rispetto alle due anteriori ma è migliorata anche nel bagagliaio 620 litri di capacità minima del bagagliaio quindi 30 litri in più rispetto alla generazione precedente che la pongono direttamente diciamo al vertice del segmento delle station wagon di questa di, me, di queste dimensioni di questa categoria. Per quel che riguarda invece la versione a 5 porte, ci sono state di nuovo modifiche nelle proporzioni dell'auto, pensate che l'interasse, quindi la distanza tra la ruota anteriore e posteriore è maggiore di 5 cm, cosa che permette ovviamente di sfruttare meglio lo spazio all'interno, ma è stata anche allungata fino a 9 cm, circa 9 cm sia per la versione 5 porte che la station wagon la lunghezza complessiva, mentre è un pochino più stretta meno 2 cm di larghezza di questa generazione rispetto alla vecchia. A questo punto abbiamo parlato della praticità, ma la tecnologia, mi direte voi, ha fatto passi in avanti, perché in realtà anche questo ormai è diventato un elemento importante, anzi direi fondamentale nell'automobili da una generazione all'altra. Mano a mano che si va avanti, sempre di più lo sarà, probabilmente. E quindi anche la Leon si porta al pari delle concorrenti più agguerrite, con la connessione ad internet, la possibilità di avere tante informazioni a bordo, ad esempio sul traffico in tempo reale oppure sul meteo sui parcheggi a disposizione sulle notizie c'è cioè la possibilità di connettersi tramite la app da cellulare magari per aprire e chiudere le portiere oppure semplicemente per inviare una destinazione che poi ritroveremo direttamente sullo schermo di bordo connessione wireless per apple carplay e invece cablata per android auto perché sono particolarmente interessato da questa leone sono particolarmente gasato probabilmente lo vedete perché la golf è, diciamo, la sorella ricca, per così dire, del gruppo Volkswagen. Poco sotto, appunto, troviamo la Seattle Leon, sia per livelli di prezzo, sia per livelli proprio di dotazioni che rimangono comunque grosso modo. Eh, molto simili rispetto ad altre auto appunto del gruppo Volkswagen magari anche più rinomate e qui parliamo quindi di un rapporto qualità-prezzo che può diventare anche molto interessante proprio parlando di prezzi lo sapete se andate sul nostro sito se vedete tutte le offerte oppure l'automobile a disposizione in questo segmento o banalmente fate un confronto tra una Leon e tante altre auto della categoria vedrete che in effetti tra contenuti e prezzo c'è un rapporto molto interessante vi basta cliccare qua su in alto a destra lo potete scoprire tranquillamente anche da soli ed è una vettura che che adesso con questa nuova generazione porta anche nuovi motori e poi si arriva al capitolo motori molto importante sulla leon perché c'è tantissima scelta come abbiamo visto anche proprio su golf le tecnologie impiegate a livello motoristico sono le stesse qui abbiamo comunque motori benzina diesel metano e anche ibridi plug in e ovviamente i benzina nelle loro declinazioni 1000 da 110 cavalli e 1500 da 150 cavalli hanno anche a disposizione un aiuto elettrico in accelerazione quindi sono delle mild hybrid appunto omologate come ibride Ci sono vari livelli di potenza e chiaramente appena saranno disponibili i listini troverete sempre sul nostro sito e molto interessante anche la presenza adesso di un 2000 turbodiesel da 115 cavalli, quindi che va a sostituire il 1006 precedente, vedremo appunto come si comporterà questa nuova motorizzazione che per adesso dobbiamo soltanto immaginare a livello di prestazioni, ma potrebbe essere interessante avere un pochettino più di cilindrata, un po' più di coppie di spinta magari a bassi giri e poi andare a sfruttare, insomma, gli altri motori della gamma quando si vuole qualcosa in piena in accelerazione Particolarmente importante e interessante anche appunto la versione ibrida plug-in. Qua parliamo comunque di un motore 1004 turbo benzina dotato poi di una batteria da 13 kWh, quindi abbastanza grande, insomma, per essere comunque un ibrida, è chiaramente ricaricabile e qua abbiamo a disposizione 60 km di autonomia soltanto elettrica. Poi chiaramente arriveranno anche le versioni più sportive, ossia le Cupra. Quindi non vedo l'ora di vedere come andrà su strada quest'auto con la classica sportività che ha caratterizzato un po' le automobili del marchio iberico e qua parliamo appunto di modifiche proprio alla struttura già comune delle vetture del gruppo Volkswagen, il telaio comunque può essere adattato come del resto sono adattate anche le geometrie delle sospensioni, la risposta del volante e il suo carico proprio per trasmettere maggiore sensazione di sportività. Questo l'abbiamo già visto su tante altre auto, del gruppo Volkswagen paragonandole tra loro ci sono delle belle differenze quindi anche qua voglio vedere... Proprio cosa sono riuscite a tirare fuori da questa nuova Seat Leon Spero che questo video vi sia piaciuto Qui sotto trovate il box dei commenti Chiaramente per farmi sapere la vostra su questa auto Iscrivetevi, commentate, non perdete tutti i nostri video Li trovate qua a schermo 2 In cui potete tra l'altro anche vedere un po' di novità dal mondo dell'auto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao